Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo il nuovo Assassin's Creed di casa Ubisoft. È una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato prima d'ora questo gioco. Lo andremo a provare insieme. Premi un tasto qualsiasi. Ok, perfetto. Come al solito ci fa regolare la luminosità, il contrasto e varie tante altre cose. Andiamo su applica. Ah, seguente, ok, col tab, ok. Sequenza assassino, disattiva i filmati degli assassini con perforazione di organi interni. No, non voglio che disattivi queste cose. Io voglio vedere tutto, sangue, contenuto visibile, pensavo che lo disattivasse, c'era scritto disattiva. Ok, contenuto sensibile. Ah no, sensibile, non visibile. Sequenza di assassini. No, non voglio che disattiva, voglio che li attivi. La nudità magari sì, perché siamo su YouTube. Lo smembramento no, vediamo tutto come deve essere. Cioè, Valhalla, vichinghi, dovremmo vedere tutto, no? Ok, comando a covacciarsi, attiva il toggle, quindi attiva disattiva, tieni premuto. Perfetto. Andiamo. Ah, proprio tutto ci fa configurare all'inizio. Mi piace questa cosa del settings all'inizio prima di iniziare. È un po' tediosa, però va benissimo. Lingua italiano. Dimensione testi piccola, ci sta bene. Penso che sia il font, se è questo il font va benissimo, se è la dimensione. Dimensione icone di gioco. O icone, a dir si voglia. Media, qual è la differenza? Grande però si vede meglio. Il discorso che non so se ce ne sono tante o poche. Facciamo grandi. Dai, facciamo grandi. Ok, lingua, voce in italiano. Ah, attenzione, c'è l'audio in italiano. Perfetto. Sottotitoli codificati in italiano. Perfetto. Bando alle ciance, andiamo. Nuova opzioni, ma direi proprio di no. Note della patch 102. Sì, perché ho dovuto scaricare una patch del day one. Come di consueto ormai tutti i giochi lo fanno. Benvenuti a Assassin's Creed Valhalla. Nuova partita. Difficoltà esplorazione, avventuriero. Diverse icone ti guideranno verso le ricompense. Le opportunità sono visibili a distanze maggiori. Esploratore normale. Indicazioni sulle opportunità della mappa, del mondo e informazioni costanti sulla bussola. Oppure pioniere. Informazioni minime nell'HUD e nella mappa del mondo per un'esperienza immersiva. Beh, andremo sulla normale, tra parentesi. Difficoltà di combattimento. Scaldo. Cosa vuol dire scaldo? Vabbè. Vichingo. Berserker. Drengr. Drengr è bellissimo. Perché ci sono un E. Vabbè, andiamo in normale. Mi piacerebbe questa, il Berserker mode, ma siccome siamo su una preview andremo a normale, così almeno vediamo un attimo l'intro e tutto quello che ne consegue. Difficoltà furtività. Ah, ma proprio c'ha un sacco di diverse difficoltà, configurazioni, settaggi, boh, chiamateli come volete. Allora, apprendista facile, assassino normale, maestro assassino. La sensibilità aumentata delle guardie offre più realismo e un maggior livello di sfida. Questo mi piacerebbe, ma lo farò magari off camera oppure vedremo. Se vi piace la preview lo farò, magari faremo una serie in tutto difficile o magari non commentata. Silenzio, stirpe degli dei. Ora vi racconterò l'inizio dei tempi. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare. Niente terra, né cielo. Niente erba, né vento. Poi il fuoco si unì al ghiaccio nell'abisso.
E da questo grido venne il gigante Ymir, il primo essere vivente. Il fiero Ymir fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue e dal suo cranio nacque il mondo. Il mondo in cui voi camminate e combattete. Eccoti qua. Ah, tocca a me? Oh, perfetto. Perché guarda a destra? Quindi sono io da piccolo? Mi sembra un po' Horizon Zero Dawn, però non è un problema. Allora, andiamo a vedere un attimo qua cosa ho trovato in mano. Perfetto, questa è la mia stanzetta. Comunque quando ho sentito Ymir, io non so perché, ma mi è venuto in mente Khmer, figlio di Pdor, eccetera, eccetera. Ok, allora, andiamo di qua, non si può correre. Quindi ancora siamo forse nel tutorial, nell'intro. Senti questo motivetto. Beh, naturalmente vichinghi bevono, depredano e festeggiano. E non so dove andare perché io sono andato avanti, lui fa una strada che non capisco. Eccoti qui, giovane drag. Vai. Hai visto il nostro re? Sì, bene. Vieni, Eivor. Hai trovato il bracciale? Sì. Ora, torniamo al nostro piano. Quando ci vedi parlare, sii veloce come un topolino e sorprendilo col nostro dono. E lo porgi in questo modo. Poi lo guardi negli occhi e dici: Re Styrnbjorn, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Bene. Stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Sono fiero di te, Eivor. Alzati, Olaf. Riprenditi, amico. La mia spada è assetata di sangue. Io voglio combattere. È bello avere la casa. Possiamo danzare? Premiamo, Facciamoci una danza. Andiamo. Non so. Mi piacerebbe portare un po' più indietro la telecamera, però magari dopo possiamo farlo, perché così non vedo niente. Ok, vabbè, basta, abbiamo danzato. Allora dobbiamo andare dal re Tigiborno, che non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche chi cavolo è, però vabbè. D'accordo, di qua non possiamo passare, è un po' guidata, quindi penso che abbiamo un corridoio. Vedo che non hai niente da bere. Vieni, ti troverò qualcosa. Non adesso. Ho qui un omaggio per tuo padre. Oh, che bel pezzo. Sono sicuro che valga due robuste navi lunghe. Dallo a me, glielo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Come vuoi tu. Ma resterai senza idromele. Buono l'idromele. Andiamo. Gioca. Cosa vuol dire gioca? Giochiamo subito, voglio vedere cosa fa. Magari no, non capisco, però va bene, era solo per provare. Allora andiamo da qui. Ma c'è di tutto qua. Ah, ma sta cucinando. Ma questa qui a destra sembra proprio lei, eh. Sì, sì. Hai il bracciale? Bene. Indossò tuo nonno in una battaglia. Ah, pensavo che si chiamasse Aloy, non Rosta, però va bene. Madre? Sì? Possiamo mostrare a Sigurd i nostri cairn di pietre? Buona idea. Lo faremo domattina a sorgere del sole. Oh! Oh!
Ora va. Hai un dono da consegnare. Ok, ho capito chi è il re. Il re Bigiorno. Non mi ricordo come si chiama, onestamente. Schermo nero, signori. Re, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Ti ringrazio, Eivor. Da questo momento siamo legati da un vincolo. La grande sala io vedrò. E i grandi mari solcherò. Con Odino brinderò. Voglio combattere, cacchio. Vabbè, andiamo a combattere. Comunque ho capito da dove prendono i nomi per i mobili. Avete già capito, una grande nota casa costruttrice di mobili. Ho capito da dove prendono i nomi dei loro mobili. Penso dai vichinghi, perché avevano nomi impronunciabili: Rinsgrezza, Purululu e altri tanti. Va bene. Il velo si è alzato. Nulla può dirsi vero finché non è reciso dai rami di Yggdrasil. Per esempio, Yggdrasil è la cassettiera. Ok, bando alle chance, vediamo questo combattimento. Allora, vista anche l'aurora boreale, se ci avete fatto caso. Cambio della mia vita. Risparmierai il clan. Hai la mia parola. No. No, Varen. No, Varen!
Prendi la tua ascia! No! I flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido? Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Ah, perfetto. Allora, questa cosa mi ha rotto il mood praticamente, ero immerso bellissimo a vedere la scena e è stata rotta da questa cosa. Comunque la cinematica mi piaceva. Andiamo di uomo, come si fa a scegliere? Così, ok. Quindi bene, possiamo scegliere maschio o femmina. Ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Da quanto mi dai la caccia, morso di lupo? Da 17 inverni? 18? Sono il tormento dei tuoi sogni ora. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh, l'ascia di tuo padre. L'arma di un codardo. Di un lurido verme. Ah, poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue, cercando una fine gloriosa. Io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni vivendo in schiavitù, nell'umiliazione. E avrai una morte solitaria. Uccidete tutti gli altri, fateli soffrire. Eivor Morso di Lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Sì, varrai tanto argento quanto pesi. Alla nave. E ti strappo gli occhi, capito? Venti da sud! Dirigiamoci a nord e viriamo a ovest. Che cosa ti ho appena detto?
chiotta ti scorticherà! Non riuscirai a lasciare... Niente banchetto, Sinin. La ciurma è in pericolo. Sarai i miei occhi. Ok, e iniziamo con i comandi, naturalmente mouse e tastiera. Quindi la cornacchia si chiama Sirin o qualcosa del genere. Comunque era normale che suo padre, dopo la morte di suo padre, l'altro avrebbe ucciso tutto e sterminato tutti. Proprio il classico, come si chiama, cliché. Comunque era normale. Allora, USD e il mouse per girare la camera. La mia ciurma è in pericolo. Devo salvarli. Adoro il fatto che sia tutto in italiano e possiamo gustarci il tutto. Si può entrare nelle case. Distruggi. Ah. E non c'è niente. Der preda. Stiamo argento e pietra rettangolare. Suppongo che ci sia il crafting in quanto stiamo raccogliendo oggetti. Speriamo che li possiamo anche vendere. Distruggi. Ok. Ci abbiamo una stamina in basso a sinistra ogni volta che distruggiamo. Addirittura sul selciato. Ah, perfetto. Poi abbiamo la V per l'occhio di Odino. Spiega le ali, Sinin. Ok. E quindi cosa possiamo fare? Accelera, modalità fissa, nascondi pannello, colloca segnale. Ah, ok, vediamo cosa c'è. Ah, va bene, classico cornacchione che ci fa vedere le cose dall'alto. Ma noi siamo qui per depredare, rubare, uccidere tutti perché siamo dei vichinghi, naturalmente. E quindi quello che possiamo fare è raccogliere qualcosa. Ah, sono bacche. Ci sia la modalità survival? Chi lo sa? Crouch col C, perfetto. Prova a salvare i tuoi personaggi. Arrampicati, quello abbiamo già fatto. Ok, possiamo spammare la E. Quindi il tastazione velocemente, lui raccoglie tutto. Ottimo. Permesso, scusate. Buongiorno. No, ne volevo distruggere veramente. Ok. Perfetto. Questi possono distruggere. Ah, adesso siamo più lontani con la camera del personaggio. Meno male, perché era un po' brutto prima. Depreda. Se tengo premuto, prendi tutto. Mi sento meglio. Raccogli cibo. Perfetto. Distruggiamo tutto. Ok. Abbiamo naturalmente, lasciamo le tracce sulla neve. Che è una cosa che mi è sempre piaciuta. Non posso saltare però fino adesso. Fino adesso non riesco a saltare. Raccoglio bacche e licheni. Ho fatto un H consuma razione. Però fino adesso premo spacebar, che di solito è quello per saltare, ma non mi fa saltare. Però posso fare questa cosa qua. Fica. Però non posso saltare. Per scendere devo premere un'altra volta il tasto. Ok. E dove dobbiamo andare? Penso di qua. Perfetto. Muschi, licheni. Vai. No. Premo shift, vorrei correre più velocemente. Non posso. Quindi magari ci saranno altri tasti, ce li spiegherà in seguito. Non lo so, vedremo. Bello l'effetto luce giallino che si scaglia sulla montagna. Questo cos'è? Ah, cerimonio? Che cos'è? Ah, camemoro. Giustamente il camemoro è usato tantissimo nel E chi lo sa? Arrampicati. Oh, iniziamo a fare un po' di parkour come ci ha ben insegnato Assassin's Creed nei vecchi tempi. E poi ci abbiamo la cornacchia. Ah, aspetta, vediamo se si può. Tasto destro e sinistro. Vai. Raccogli la freccia che ho. Ho visto una cosa che non dovevo vedere. Perfetto. Questo invece è una libreria.
Ricche frutta fratta. La libreria dell'Ikea. Ok, dai. Ok, basta. Ah, qua hanno tagliato un albero. Mi piace questo effetto qua del taglio l'albero. E non capisco perché dove passo diventa giallo, però va bene. E io continuo a salire, però, in teoria. Ah, è proprio lì, c'è un aquilotto. Saliamo, non c'è bisogno di premere nessun tasto, basta che salti, lui si arrampica automaticamente. Quindi non c'è più bisogno di premere il tasto. Arriviamo in cima e sblocchiamo il primo salto della fede, spero. Sincronizziamoci. Sempre avuto il suo fascino a sbloccare le cose. Ma adesso possiamo fare il salto della fede. C'è l'acqua. Ma così? Ma che salto strano. Ma mi sarei aspettato un tuffo a pesce. Oh, stiamo congelando. No. Sì, adesso è freddo. Ah, che figata, freddo. E fa così e si è asciugato. Vedi, si è asciugato subito. Ma lì c'è una specie di cosa che butta un po' l'acqua con un effetto un po' strano. Però vabbè, non ci interessa. Ok, andiamo. Uno degli uomini di Chiotve. Devo stare attento. No, adesso lo ammazziamo da dietro, come al solito. In stealth mode. Esatto. Ora, tieni premuto per l'occhio. Ah. Attacca. Aggancia bersaglio. Attacca. Devo essere molto cauto qui. Cioè, se io faccio così lo attacco, ma io attacco pesante, shift, attacco. Eh no, lo posso uccidere da dietro? Shift, attacco. No. Ci sto provando, così. Lo shift attacco non lo fa. Ok. Beh, ho fatto shift attacco, ma shift attacco non fa. Devi stare un po' calmo con la camera però quando distruggo le cose, perché sennò vado in pappa anch'io. Ok. Le frecce. Raccogli cibo, sono al massimo. Il pentolone. Tra l'altro se vedete il fuoco del campfire, del falò qua sotto, come si chiama il campfire in italiano, non mi viene la parola. Segui il vento. Figo. Oh, qua salto. Posso saltare? No. Hanno tolto l'opportunità di saltare. Questa cosa qua non mi aggrada, non mi piace. Chiama il corvo. Ippi. Aiutami, sarai i miei occhi. Accelera. E così. Ah, possiamo collocare il segnale. Poi abbiamo i gialli, che sono ricchezza. Poi c'è i blu, che sono misteri. E i bianchi, manufatti. Quindi quella è ricchezza. Io ancora non ho capito cosa significano queste cose. Di Riggjafylke. Vabbè, a questo punto voglio andare in ricchezza. Vediamo. Proviamo ricchezza. Abbiamo posizionato lì. Vediamo. Che poi lo vediamo pure senza posizionare il segnale comunque. Vediamo un po', esploriamo un attimo. Ricchezza. Stiamo arrivando, eh. Con calma. E sangue freddo. Cervione. Ma headshot bellissimo. Ma perché? Non capisco. Va bene. Cioè, va benissimo. Cioè, uccidi l'animale e dopo si forma la neve attorno. È un po' strano, però lo accettiamo. Alla fin fine è normale, no? L'ambientazione è abbastanza carina, però. Questa neve. Lui mi lascia un po' desiderare perché ha maniche corte. Vabbè che stava. Dovevano giustiziarlo, però. Dovrebbe sentire un po' di freddo. Ci saranno meno 20 gradi. Bello, aspetta. Oh, navi distrutte? Accampamento? Pirati? Meglio non attirare l'attenzione. Ma dov'è?
Zona vietata. Eccolo lì. Io devo poter uccidere però da dietro. Mi dovete fare sta cortesia. O et stratto. Allora, shift. No, shift. No. Shift, no. Shift, no. Attacco normale. Che cacchio! Si è rotto! Ma che figata! Ma che tranello! Sali. Depreda e raccogli. Ma che cosa raccolgo? Ho raccolto, eh? O butto? Tubo questo pallone. Vabbè. Allora. Bello. Si è bloccata la camera. Ok. E quindi? E dov'è la ricchezza? Sott'acqua? Tu mi dire che è sott'acqua? È saltato da solo. Allora, sott'acqua. Scendi. Ok? Eh sì, mi sa signori che è sott'acqua. Almeno, credo, eh. Eccola qua. Ho premesso i ghiacciai di sopra, eh. Vai, corri. Ok. Sali. Eppure tu però in maniche corte. Oh, ma lì c'è un isolotto figo. Ricchezza l'abbiamo presa. Ma ce n'è un'altra? Forse c'è qualcos'altro? 100 metri, 200 metri. Eh sì. Non so cosa abbiamo raccolto, però è figo. Mi è piaciuto il fattore che si è rotto il ghiaccio. Non so perché non si rompeva prima quando c'era lui sopra. Ah, aspetta. L'ho capito. Ma l'acqua si sta sciogliendo qua, no? Che sta... No, è l'acqua che va sopra il coso. Non ho capito bene, però l'acqua mi piace. Allora, dobbiamo salire qua. Anche perché qui si può salire, sì. Non capisco se scivola col ghiaccio oppure è imbranato lui o sono imbranato io. Questi si possono rompere? No. Allora, c'è una zattera lì. È un po'... Arrampichiamoci, ok. Sarà in alto sicuramente la ricchezza. Lì c'è una sporgenza dove ci possiamo arrampicare. Abbrancichiamoci. No, è di qua. Di qua. Mira, anelli fragili. Dove li ho visti? Occhio di Odino. Ah, quello lì? Vai. No, Sinin. Stai calmo. Ah, non poteva tirare la corda. Ok, va bene. Qua c'è un altro campfire. The Predator Force. Lingotto di carbonio addirittura. A quel tempo avevano il carbonio già. Beh, giusto, minerale. Ma lingotto? Vabbè. Aspetta che qua c'è Croba. Perfetto. Fammi un tuffo a volo da... Vabbè, ma sei imbranato, cioè. Vabbè. Attenzione che si vede il fondale, tra l'altro. Andiamo a salvare il nostro equipaggio. So che mi sono dilungato un po' troppo e vorreste andare subito a salvare l'equipaggio. Quindi ci andiamo subito. Credo che io più mi immergo nell'acqua e più perdo... No, non c'è di più nessuno. E più perdo energia. Cioè vitale. Energia vitale, la vita. Infatti vedo che il cuoricino, la barretta vicino al cuoricino, diminuisce. Non so quel numero uno cosa sia. Forse sono le morti? Boh. Ma non c'è un qualcosa... Ah, ma c'era uno! Ma non c'è il parry, il parring. Ma ha buttato le cose. Sono morto. Signori, vediamo la prima morte. Oh, disincronizzazione. Caput. Fischia.
Oh, test trunk. Ah, gli do il pugno. Mi stanno scamando, eh. Però non stavo facendo niente io. Aggiro l'ostacolo. Control, no. Quello si sta avvicinando. Li chiamo. Ma se io ci spunto dall'alto e salto e li uccido? No. Quindi i combattimenti sono in real time praticamente. Raccogli argento. E poi vediamo un attimo se hanno lasciato cose, ma credo che qua lo scudo non si può prendere. Mi ricorda un po' lo scudo di For Honor. Ok, ci siamo, abbiamo depredato tutto. Dove siamo? M. Siamo qua. Dobbiamo andare. Missioni. Registro le missioni, teletracci seguente. Territori. Missione tracciamento. Ok. Così la tracciamo. F tutorial. Codice. Database e tutorial, vabbè, le classiche cose che poi vi andate a vedere voi con calma. Noi dobbiamo andare qua. Possiamo fare traccia o non traccia? Traccia. Punto interrogativo. Andiamo a completare la quest, ovvero la nostra prima missione su Assassin's Creed Valhalla. Leggi. Nota per i fuorilegge, non rubare a quello lì e i lupi ci lasceranno in pace. La vita e le terre del clan del corvo saranno nostre. Chiottve. È un po' difficile. Sono un po' difficili i nomi e i nomi dei territori in questo posto. Ah, è quello, beh. Dobbiamo mangiare qualcosa però. Oppure siamo morti e ci ha ripristinato la vita al massimo. Non lo so. Scopriremo solo vivendo. Qua non possiamo niente. Ah, però c'è H mangia cibo. I inventario di solito. Ecco qua. Allora. Abbiamo la borsetta. Abbiamo la faretra. La razione. Tunica da schiavo, arco unico, questo e gli stivalotti. Questo non so cosa sia. Elmo, ne possiamo indossare una caparba. Abbiamo tanti elmi da indossare, oppure... No, questo è l'inventario per i guanti. Questo è l'inventario per gli stivaletti, quindi ne possiamo indossare quanti. Ci sono qua. Quanti sono? 1, 2, 3... 5 per 3. Fa da moltiplicazione, sapete quanto, eh? Andiamo a caccia. Ma che stanno litigando fra di loro? Sarebbe figo. Attenzione, tracce. Sono passati da qua. Se noi seguiamo le tracce, secondo me spuntiamo da qualche parte, eh? Perché sono messe lì troppo apposta. I lupi sono un po' strani però, da queste parti. Ma possiamo prendere la legna? No, andiamo di qua. Rumore di uno scontro. Sì. Qualcuno sta combattendo. Eccoci. Doug, vecchio cagnaccio, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. E tu, invece? Chiottve ha cercato di vendermi. Un errore che pagherà. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse possiamo ancora salvarli. Li troverò. Tu prepara la nave. Cerchi gloria? Vuoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni? Posso sempre attaccare la spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nostra nave e issare la vela. Scegli tu. No, andrò io alla spiaggia. È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, e tieni. Questo cadavere non serve più. Va, ci rivedremo alla nave.
Perfetto. Non so perché l'audio dei personaggi si sente lontano, con un po' di reverbero, un po' di eco. Non lo so, si sente un po' strano, però va bene. E ci sono un po' di stacchi di camera tipo di palo in frasca, così. Però l'ambientazione è carina, mi piace molto. I guerrieri di Chiotto. Oh, ho fatto la scivolata. Corro e premo C, fa la scivolata. L'ingresso principale, attirerei l'attenzione. Vabbè, andiamo ad un altro ingresso. Ah, ma qua ci sono delle frecce. Quindi dobbiamo entrare da qua. C'è una X, infatti. Ok. Iniziamo la nostra... La mia ciurma deve essere dentro alla casa lunga. Missione... in stealth. Però il discorso è che non posso uccidere da dietro, cioè... Se io mi nascondo dietro, cioè... Forse devo sbloccare una skill, qualcosa, non lo so. Vabbè, qua c'è l'occhio dell'aquila, sarebbe... Lì c'è qualcosa. Nelle cose rosse. Cosa sono le cose rosse? Evidenzia. Ah, queste qua sono le cose che può aprire. Vabbè, intanto deprediamo da buon vichingo. Rubiamo. Esatto. Ricchezza di Suflanir. E poi possiamo aprire una porta. Ma se io... Ma per forza così non ci posso andare vicino. No. Cioè, mi sembra uno spreco, onestamente. Però vabbè, oh, se lo dice lui. Qua c'è anche la frutta e verdura. E pane, pane, prendi il pane, ci serve il pane. Proprio in questo periodo poi. Allora, se apro la porta mi sgamano. Ispeziona l'area, sì. Ok, sembra che non ci sia nessuno. Ma apriamo, che ce frega. Ok, qui ci sono. Ma quello sta dormendo. Quindi li possiamo uccidere nel sonno, mi stai dicendo? Ci proviamo? Andiamo? Permesso? No. Ma non si possono uccidere nel sonno. Sacco di sterco. Non si possono uccidere nel sonno, vabbè. Non abbiamo indossato lo scudo, naturalmente. Ma che sto facendo? No, io volevo ucciderlo nel sonno. Sarebbe stato bello, eh. Non lo so se è una skill che dopo riusciremo a prendere, perché mi manca. Sono un assassino. Attacco corpo a corpo, va bene, ci sta, però fino a un certo punto. Ci sono tre slot principali per le armi. Ogni arma è unica e con uno stile di combattimento peculiare. Apparirà quando si ottiene un nuovo pezzo di armatura. Mano principale. L'arma assegnata alla mano principale sarà la fonte primaria di danni e deciderà lo stile di combattimento. Per un approccio più difensivo puoi anche assegnare gli scudi a questa mano. Mano secondaria. Puoi assegnare un'arma o uno scudo alla mano secondaria, quindi corpo a corpo, ma a due mani, eccetera eccetera. Va bene, tutta roba. Ok, allora qui possiamo mettergli lo scudo, per esempio. Facciamo scudo e questo. Ok, perfetto. Dato che ci mancava quello. Ok. Qui non c'è più niente. Scusa, io che vado a... Cioè, non lo so. Mi manca un po' di... Io volevo andare in stealth mode, però. Puoi usare Q. Ah, finalmente abbiamo la parata. Oh, quindi Q, para e... Fa il gestino con la mano. Prima faceva il gesto con la mano. Adesso è Q. Ok. Dobbiamo andare alla casa lunga. Era qua. Dovrebbero essere qua dentro. No. No, siamo usciti da qua. Non mi ricordo più. Dove erano quelli da salvare? Non li trovo più. Erano qua? No. Qui c'è il cibo. Che male non fa.
entriamo da qua. Bella la tenda che si è aperta. Qua c'è un altro forziere. Oh, non li ho visti io. Oppure... quello ci stava beccando. Potenziamento e attrezzatura con materiale... mi sono... ma poi è una femmina questa. Mi sono incastrato su... su un pezzo di legno. Ok. Vai, vai. Che Odino sia con me. Vai, vediamo. Aia, ha fatto malissimo questo. Grande, ok. Colpo pesante ci sta. Lasciala, possiamo prendere? No. Però possiamo depredare il corpo. Perfetto, continuiamo la nostra esplorazione. Esplorazione. Tanti scudi, vediamo qua. Guidami. No, aspetta. Bello il corpo. Ah, possiamo salire qua sopra. Ci sarà un arciere sicuro. Sì. Dai, dai. Parkour. Ok. E se scendiamo da qua ci facciamo male, no? C'è il danno. No, scendi. Ecco, bravo, buttati. Forse c'è un'apertura sul tetto. Come un'apertura? Ah, sono qua dentro loro? Non ho capito, l'apertura sul tetto però. Va bene, io raccolgo. È questa la casa, è questa. Quindi, eccoli là. Quindi gli dice non andarci dalla porta principale, ma vacci dal tetto. Capito, ma come si sale sul tetto da qua? Ottimo. E mo? Andiamo dalla casettina da qua. Ah, abbrancicati. Ok, scendi con C. Continua a strillare e io non centrerò il tuo corpo. Ma c'è la orribile, sai? Se avrò la web, come si chiama? C'è la ragnatela. Qua c'è la ragnatela. Ah, non mi viene il termine in italiano. Oggi non mi vengono i termini in italiano, non so perché. Lo posso ammazzare dall'alto? Per esempio? No, non voglio l'aquila. Volevo questo. Devo tenere premuto per... Dovrebbero invertirle queste cose. Lo posso uccidere dall'alto, no, vero? Madò, che sarebbe stata una figata. In ricordo dei vecchi tempi. Non so come ucciderlo. Vabbè, mi scendo di qua. Lui fa questa cosa. Non so perché abbia fatto questa cosa. Scendi. Ah, no, c'è un pavimento. Non avevo visto il pavimento. Io pensavo fosse un salto diretto. Ok, scendi di qua. Ma così mi fai sgamare, però. Ok. Beh, questo posto è carinissimo. Andiamo. Sto cercando di scendere, però lui salta dappertutto e non riesco a scendere. Cioè, vi giuro, sto cercando di scendere. Mi arrendo. Cioè, mi ha fatto fare un parkour della Madonna, ma non riesco a scendere. Ok. Forse devo premere C. Scendi, lui scende piano piano, invece che... Sono abituato con i vecchi Assassin's Creed dove tu salti e lui si butta come un pazzo e scende. Però... Codardo, slegami e mettimi un'ascia in mano. Non ti devo proprio niente, corvaccio. Il tuo è un clan di servi e di pezzenti. Tu... Getta quell'ascia o assaggerai la mia! Dovresti essere su una nave di schiavi, morso di lupo. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio, Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. Ora
Ok, ci siamo. Aggancia il bersaglio. E questo cos'è? Il nostro... Io però non so come schivare. Ah, con l'alt, l'ha appena scritto. Ok, perfetto, grazie, perché io non avevo capito. Muori, sacco di merda. Shift. Perfetto. Ma così mi è finito il vigore a furia di schivare. Che è successo? Il vigore si consuma schivando mancando un attacco. Se avrai esaurito il vigore non potrai schivare o bloccare finché non l'avrai ripristinato completamente. Potrai ripristinare il vigore con il tempo e mettendo a segno attacchi leggeri. Ok. Allora, quindi basta starci lontano. Lui fa tutte le sue cose. Ne facciamo così. Oh, ho fatto una capriola all'indietro. Fico. Schiva. Perfetto. Para. Para. Ok, ci fa vedere un po' di cose, ok. Ci fa vedere il vero combattimento, quindi le parate, le schivate e tutto quello che c'è. Ma se noi continuiamo a attaccare e colpire il bersaglio, il nostro vigore va al massimo. Questa è scriptata, eh. Cioè io non ho fatto niente, avrei vinto. Credo, poi non lo so. No, sono morto? Sì, sono morto. Ma un colpo solo, ma te l'ho full vita o no? O mi sbaglio? Corri, consigli, fabbro. C per calarti. Quindi dobbiamo premere C. Ma sta caricando? Sì. Ok. Agganciamo il bersaglio. Odio i tasti centrali. Attentino. Non c'era bisogno neanche di schivarlo. Perché lui manca il bersaglio. Muori, sacco di merda. Ma il tasto destro invece? Il tasto destro è l'arco. Vediamo se gli facciamo due colpi con l'arco. Abbiamo peccato. Aia, stavolta mi ha fatto male. Lo sappiamo, l'abbiamo capito. Aia. No, ti schivo, non ti paro più perché l'altra volta t'ho parato e mi hai fatto male. Ok, tanti lui ha perso. Ah, stavolta l'ho fatto male lui. Ok. Ah, ok. Ho capito. Quindi se lo pariamo giusto in tempo riusciamo a fare il contrattacco praticamente. Eccolo. Ok, poteva dirlo prima. Assegna lo scudo alla mano secondaria per bloccare, già fatto. Padre, avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. In cambio della mia vita, risparmierai il clan. No, prendi la tua ascia! No, Varen. Uccidetemi! No! Cosa? No, sì, certo.
Ok, liberiamo con C. Non so perché C, di solito è la E, però... Infatti, questa è E per aprire la gabbia, C per liberare. Ok, perfetto. Ascoltatemi, se riuscite a respirare, riuscite a combattere. Avanti, perché stanno guardando il muro? Riprendiamoci la nostra nave. Va bene, non ce lo facciamo ripetere. Perché? Ma siete liberi. Io però volevo una barba più lunga, eh. Pronto? Vi spingo io? Ok, vabbè, siete liberi. Ciccio, vi ho liberato. Andiamo alla barca. Non c'è niente da fare. Ci provo io, guarda. Chi è? Aiutatemi però, perché qua sono in tanti, Allora, ora dobbiamo incominciare a capire che il parry è fatto veramente a tempo. Però mi sembro da solo io qua. Oh là là, è entrato! Questo no. Ok. Ok. C'è stato un attacco stordisci qualcosa che non so se è la R. L'ho vista proprio alla fine. Bella! Spappolato la testa. Ma questi sono i miei amici, non ho capito. H per consumare qualcosa. No, non sono i miei amici. Vabbè, comunque ti ho parato. Che è successo? Bella sta cosa. Ma tu sei... Ah no, tu sei mio amico. Non li capisco chi sono i miei amici oppure no. Sono tutti blu. Tu chi sei? No, tu sei contro di me. Quelli che riesco a colpire sono contro di me. Pure lui. Fammi fare... Spaccagli la testa. No, eh. Siamo troppo forti, signore. Questo chi è? Ma che bella barba che c'è lui. Io voglio la barba così. Ciao. Ti ammazzo. Un colpo di ascia di quella però ti uccide subito. Andiamo, andiamo, miei prodi vichinghi. Ah, questi c'hanno l'arco. Quindi riusciamo a pararci con lo scudo contro il... Penso di sì. Ma questo sta slittando. Ecco. Dov'è? Vai, 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 vai. Spacchiamo tutto. Non ci saranno le cose nascoste, no? Non ci fa depreda? No. Uccidi tutti, uccidi tutti. Saccheggia, distruzione di massa. Siamo vichinghi. Dove c'è il sacco per fare a pugni? Ah, lì andiamo a salvare i nostri amici. Va, 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 a questo, va a questo. Ok. Poi qua raccogliamo qualcosa, no? Aiutiamo a questo. Che fa? Ma ha preso pure a me. Quindi se c'è uno scudo vicino riesce a fare quell'attacco tipo stordente, come l'ho visto. E gli fa quella... Ah, mi stava facendo male questo. H. Non ho più... Ah, ho capito cos'è quel numero. Sono le razioni disponibili. Il problema è che attaccano anche a me, mi fanno male anche a me. Sono... Non c'ho prendi a vita. Sto morendo. Però se faccio H... Ah, adesso... Mi sa che ho premuto un altro tasto. Ok. E la J. Invece dell'H. Questo ha qualcosa, depreda. Ok, ci siamo. Abbiamo la nostra barca finalmente. Un vichingo senza barca, cioè... È veramente brutto. E stiamo messi malissimo con la vita. Ce l'abbiamo fatta. Prendi il comando. Braghi, ai remi. La via delle balene ci porterà a casa. Per gli dei, finalmente. Chiudi quella boccaccia e re. Forza, più veloce.
Cosa vuol dire segui Costa, segui Rema? Segui Costa, segui qualcos'altro. Non lo so. Se faccio così, Z, segui Costa. Ah, vai all'obiettivo della missione, premi E nella missione. Annulla Costa. Non hai niente. Quindi possiamo veleggiare per i fatti nostri. Oggi non abbiamo subito perdite. E gli uomini che ci hanno umiliati sono morti. Andiamo abbastanza cosa veloce. Dovrei dire? Non so dove dobbiamo andare. Penso... Ah, ok, l'ho visto. Sono stato stupido, egoista, incosciente, cieco, testardo e puzzo di sangue e merda. Preferisco la mia versione. Dobbiamo fare 2200 metri, cioè praticamente siamo lontanissimi. Stanno costruendo un avamposto su quell'isola. Uomini di Chiotve si gettano su ogni pezzo di terra come randagi su un osso. Anche fossimo moribondi li spazzeremmo via facilmente. Quindi possiamo razziare gli avamposti. Tipo lì c'è roba, qui c'è roba da prendere. Avrà sete di vendetta. Non so, la bussola a destra e a sinistra ha dei pallini. Non so cosa siano. Non mi aspetto certo che si tiri indietro. Ah, ok. Ok. Ho capito adesso. Sono le ricchezze, le varie cose sono vicine. Infatti si spostano. Li vedevo ai lati, non capivo cos'era. Sì, ma di qua non si passa però. Scusate, Cioè, è qui, quindi dobbiamo fare così e qua. Ok, perfetto. Dobbiamo circumnavigare questa montagna. Ma non eravamo tanto lontani, Andiamo a vedere la mappa che abbiamo... Com'è? Questa è la mappa. Tutta questa qua è la mappa. Credo che oltre di qua non si possa andare. Si sale di qua, si gira di qua e si torna qua. Quindi questo pezzo qui è la mappa. Sembra un po' piccolina, però. Magari solo la prima parte, non lo so. Quindi possiamo andare anche... Chiudi vela, segui Costa, lascia comando, vela su. Quando issiamo la vela... Ah no, adesso stanno remando. Ah no, loro non remano più. Non temi la sua reazione? Io temo soltanto che il nostro re mi darà ragione. Abbiamo trovato, preso 80 punti esperienza. Lui cosa direbbe? Se Sigurd fosse qui, sarebbe seduto accanto a te, intento a ripulire l'ascia dal sangue, sorridendo alla brezza. Bello l'effetto della neve sulla camera, se ci fate caso, un occhio fino. Vedete che i fiocchi di neve si sciolgono sulla camera e fanno un effetto tipo acqua. Solo la verità, che abbiamo attaccato la fortezza di Chiotve, ucciso i suoi uomini e indebolito il suo potere. Compresa la parte in cui hai perso la tua ciurma e sei stato quasi venduto? L'acqua è fatta veramente bene, sempre piaciuta. Se uno scaldo cantasse quella strofa, sarebbero i suoi ultimi versi. Ok. Esci. Ci siamo quasi. Togliamole. Ok. Togliamo le vele. Attracca. Abbiamo un nuovo punto di viaggio rapido. Però non... Oh! Ogni tanto si pianta e non mi fa scendere. Bene, bene! Il saziatore di corvi ritorna. E sulle sue gambe. Credevamo di averti perso, Eivor, e stavolta per sempre. Calorosa come sempre, Randvi. Sembri coperto di merda rossa. Che è successo? Niente di cui vantarsi. Ma posso dirti che i responsabili sono morti. Tu come stai? Non male. Anche se ho trascorso giorni interminabili a placare le ire del nostro re, non l'hai reso felice. Me lo aspettavo. E Sigurd ha fatto ritorno dalle sue razzie. Mio marito dovrebbe tornare oggi. Le ultime notizie lo davano vicino a Stavanger. Un'ottima notizia. Il suo coraggio ci serve. Sigurd non ti salverà dall'ira di suo padre, Eivor. Ormai dovresti saperlo. Avete avuto qualche imprevisto? Accade spesso con le razzie, ma abbiamo ucciso molti uomini di Chiotve.
E ho trovato questa. L'ascia di mio padre. Ah. Dopo tanti anni, dovresti portarla a Gunnar. La farà tornare affilata. Buona idea. Ma prima andrò dal re. Non te lo consiglio, non ora. Sta incontrando un messaggero del nord. Aspetterò. Sembri piuttosto cupo. Qualcosa non va? Rivedere l'ascia di mio padre dopo 17 inverni ha risvegliato qualcosa in me. Una sensazione che non provavo dal giorno della sua morte. Da quando ho ricevuto questa. Tristi ricordi del passato. Duri e dolorosi. Forse potrei parlare con Valka. Potrebbe aiutarmi a comprendere queste sensazioni. Prenditi il tuo tempo. Ti aspetto alla Casalunga. Anche tu sembri meno affilato, Eivor. Proprio come quell'ascia. Forse Gunnar può sistemarvi. Te lo farò sapere. Abbiamo sbloccato due punti talento. Tanta roba. Bene, signori, io credo che possiamo chiudere qui questa preview. È durata un po' più del solito, ma ne valsa la pena. Spero che abbiate capito un po' di più dal gioco. Naturalmente è una preview e quindi non lascerò nessun commento, nessun feedback e nessun giudizio. Spetta solo a voi decidere se vi piace il gioco oppure no. Naturalmente vi ricordo che nelle preview noi vediamo sempre la prima parte del gioco. Non andiamo mai nel profondo del gioco, vediamo più del dovuto, perché non voglio spoilerare nulla e lasciarvi a voi il gusto della scoperta del gioco. Potete supportare il canale lasciando un commento, un like e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.